Se vi servono crediti andate su igvolt.com, sito veramente molto affidabile, e inoltre con la promozione estiva, se inserirete il codice malati riceverete il 20% di sconto. Link e codice coupon qui sotto in descrizione. Benvenuti ragazzi, qua Simon. Oggi mi trovo per la prima volta su questo canale, ovvero noi malati di foot. Sono veramente molto onorato, ma senza perdere altro tempo iniziamo subito col video. Questo canale principalmente tratta review di vari giocatori, però sono entrato in questo canale con l'idea di portare contenuti diversi. Infatti oggi farò una draft challenge, in particolare la draft biliardo challenge. Consiste nel giocare a biliardo e naturalmente non ho il tavolo enorme, cioè il tavolino piccolino, così mi è anche più facile registrare. E come sapete tutti quanti, ogni palla ha, in questo caso palline, ha un numero, quindi ogni palla corrisponde a un numero, ed ogni volta che tirerò e una pallina entrerà, il numero su quella pallina che è entrata corrisponderà al giocatore che andrò a prendere nel draft. Non ho utilizzato tutte 10 le palline per così, perché mi andava di utilizzare solo queste 5, ma soprattutto non ho utilizzato una sesta, cioè quella che mi avrebbe poi dato la possibilità di scegliere un giocatore a scelta, perché sennò sarebbe stato troppo facile, ma soprattutto mi sarei focalizzato solo su quella lì. Prima che mi dimentichi, oltre a questa inquadratura con la Canon ho anche l'inquadratura della GoPro direttamente sul campo, giusto per rendere la cosa più divertente, e niente, spero che comunque apprezzate anche questa cosa, e andiamo subito a fare il nostro primo tiro. Ok, primo tiro. Ottimo, allora posizioniamoci vicino alla pallina numero 3. Ok. Vabbè dai, posizioniamocela qui. Perfetto, quindi la nostra prima pallina è la numero 3, faccio vedere pure qui. Numero 3, il nostro primo giocatore, che sarà in particolare il nostro capitano. Eccoci qui nel draft, spendiamo quindi questi crediti, il modulo lo sceglieremo noi e andiamo subito su un 3-4-2-1. Allora, il capitano sarà il numero 3, Messi 95, iniziamo alla stragrande, sì, numero 3. Ok, do il collegamento quindi a Simon del biliardo. Grazie del collegamento, Simon della PlayStation, e andiamo a fare subito il secondo tiro. Dagli così. Io non so come sta andando, e credo che lo sappiate, non so come sta andando lì, però il Simon della PlayStation mi ha passato la linea e il collegamento, quindi dai, speriamo di non deluderlo, o di non deluderlo. Andiamo col 2. Ok. Pallina numero 2. Faccio vedere anche a entrambe le inquadrature. Ok, numero 2, vediamo un po' con numero 2, Ozbiliz, bella faccia, sì, Ozbiliz, bella faccia di cazzo. Terzo tiro, siamo. Andiamo sulla numero 3. Ok, ancora un'altra volta il numero 3, speriamo che stia andando bene raga, perché veramente non ho la più pallida idea, però speriamo che stia andando bene. Numero 3. Vediamo un po' chi troviamo. C'era un bel Benzema 95, Aguero, Totti, bel Vardy Futis. Però ci prendiamo questo Torres e sarei anche molto curioso di provarlo. Quindi non male, sta andando abbastanza bene. Abbiamo fatto anche una buona base d'intesa. Che quarto tiro, dai così. Dai. Andiamo un po' per cambiare sul numero 5. Aspetta. Vai. Olè. Numero 5. Numero 5. Andiamo col numero 5. Numero 5. Vabbè, alla fine, tra tutte le schifezze, forse ci è andata anche abbastanza bene con Lozano. È molto voluto bene, bambini piccoli, perché indossano sempre lo zaino. No, vabbè, questo faceva schifo al cazzo. Quinto tiro, eh. Sta andando, credo, abbastanza bene. Boh. Oh. Numero 2. Andiamo easy easy. Ok, numero 2, sta andando comunque, cioè sempre con gli stessi numeri alla fine, 2 e 3. Andiamo col numero 2, Snyder, 88, forse andava meglio un Hazard, però comunque Snyder è dotato di un ottimo tiro e ci può stare. Sesto tiro, vediamo un poco se riusciamo a prendere un numero diverso dal solito 2, dal solito 3. Posizioniamocela qui e credo sia un'altra volta il 3. Vediamo un po'. E che cazzo. Ok.
Numero 3. Faccio vedere anche alla GoPro se non si offende. Andiamo col numero 3, Goretzka. Chi cazzo, chi Goretzka è? Settimo tiro. Andiamo sull'1. Oh, che cazzo. Oh, vabbè, è entrata pure la bianca, sti cazzo. Numero 1. Eccola qui, numero 1. Andiamo col numero 1. Che ha in testa? Che cosa ha in testa Guderji? Poi perché c'è un occhio aperto e un occhio chiuso? Sembra tipo Totti di non so quanto tempo fa quando avevi i capelli. Vabbè, non ho parole. Ottavo tiro. Quindi secondo i miei calcoli dovremmo arrivare intorno alla difesa. Più o meno, non lo so, darsi. Dipende dal modulo che ho scelto. Simon della Precision, non mi deludere. Ok, dai così. Oh, sì, dai, rifacciamo così. Olè. Ottavo tiro, ancora, per la seconda volta consecutiva, il numero 1. Primo difensore centrale, numero 1, vediamo un poco. Godin. Ah, il migliore alla fine. Ok, andiamo subito col nono tiro. Abbiamo quasi finito la formazione titolare. Andiamo un po' sul 4, anche se lì c'ho l'1, lì c'ho l'1 proprio vicinissimo. Però voglio prendere il 4 giusto per cambiare un po'. E che cazzo! Ok, quindi abbiamo messo in buca per la prima volta il numero 4. Andiamo col number 4, Mustafi. Guarda, Pepe sarebbe stato il top, soprattutto ai Motman. Però va bene, ci accontentiamo di Mustafi che fa intesa sia con Goretzka. Boh, loro due si conoscono, sono molto amici perché sono entrambi tedeschi, e con Godin perché non sono della stessa liga. Andiamo con il terzo difensore centrale. Decimo tiro. Andiamo sul numero 2. Non lo so, andiamo sul 2. Andiamo sul 2. Ole. Numero 2. Number 2. Van Beek. Che Van Beek. Abbiamo trovato anche Vergini. Dalla faccia si vede che non è mai scopato. Cioè, guarda come cazzo sei brutto. Qui andiamo a prenderci Van Beek. Andiamo con l'undicesimo tiro. Quindi credo che sia bene o male il portiere. Proviamo un poco. Dai. Vorrei un bel 2. No, 1. Vabbè, tanto più o meno quasi tutti i numeri. Oh mio Dio, vediamo il 4 proprio vicinissimo, quindi un tocco delicato. Olè. Perfetto. Anche il numero 4 è andato. Quindi abbiamo finito la formazione titolare. Completiamo il titolare con il numero 4, il portiere Elton. Allora, Ter Stegen... Futis lo volevo provare. Comunque ci prendiamo Elton, che guarda caso non fa intesa neanche con sua nonna. Ragazzi, andiamo con gli ultimi 7 tiri. Quindi andiamo a fare i panchinari. Il resto andremo a simulare, che sarebbe più o meno gli ultimi 5 li andiamo a simulare. Ok, dai, andiamo a vedere gli ultimi 7 tiri. Speriamo di far il meglio. Numero 2 è vicinissimo. Una merda, mo. Andiamo con questo, che credo sia il numero 3. Perfetto, primo panchinaro è il numero 3. Questa squadra titolare è un mezzo aborto, va bene, però andiamo con i sostituti. Andiamo con il numero 3, Marshall. Mi sa che coi portieri proprio stiamo andando malissimo. Ok, andiamo con il secondo panchinaro, quindi è il, più o meno il 13° tiro. Oh, numero 1, easy peasy, pole, numero 1, ok, facciamo vedere sia qua, sia qui, numero 1. Number 1, Fernandez, che non va in disamango con il Cazzus. 14° tiro. Ancora l'1, quindi chi se ne, andiamo a farci numero 1. Perfetto, eccolo qui. 14° tiro, terzo panchinaro, sempre numero 1. Speriamo che stia andando bene. Simon del draft lo sta facendo, io non lo so. Spero che comunque, ripeto, stia andando bene. Ancora uno, vediamo un poco. Altintop, cioè che cazzo. 15° tiro, dai che mancano gli ultimi 4. Numero 3.
L'ho preso malissimo, malissimo. Andiamo sul 5. Dovrebbe essere abbastanza facile. Colpo di tiro di classe. Questo è stato il numero 5. Numero 5, come state vedendo, è stato un tiro di classe, ma va bene. Quindi quindicesimo giocatore di oggi è numero 5. Andiamo a fare il sedicesimo tiro. Andiamo con il numero 5. Numero 5, vediamo un po' Tolisso. C'era quel Ziyech lì, Ziyech o come si pronuncia, o quel Ben Arfa. Però prendiamo Tolisso. Ok, dai, dai. Numero 5 ancora. Adesso provo a fare un tiro abbastanza difficile da qua giù. Da qua giù. Oh, ragazzi, sono scarsissimo a biliardo e mi sto divertendo un casino. Comunque, numero 5 ancora per il sedicesimo giocatore. Su, ancora numero 5. Dai. Marez. Bah, 80, ma devo uscirci anche tu. Perfetto. Arriviamo così al 17° tiro. Numero 4. Paolo, numero 4, è andato benissimo sto tiro, Numero 4, facciamo vedere. Dai, con l'ultimo tiro deve essere il migliore, dai. Poi numero 4, Neymar. Ronaldo 97, ottimo, ottimo. Ok, ultimo tiro di oggi. E dai, speriamo che sia bella. Vorrei fare tipo, non l'ho ancora fatto, ma sarebbe bello se tipo al primo tiro almeno una palla entrasse dentro. Bam! Oh, come non detto, raga, che culo. Numero 4. Ancora numero 4. Quindi, raga, diciamo che il summon del biliardo ha concluso qui. Ho fatto ben 18 tiri e spero di aver fatto la migliore squadra possibile. Ora darsi pure che il Simon del draft si stia incazzando come una bestia o stia godendo, non lo so. E quindi concediamogli definitivamente la linea e quindi addio. E ancora numero 4. Ancora numero 4. No, non ci credo, c'era Neymar 97. Però Pirlo col suo 46 di velocità, ma 97 di passaggio, ce lo andiamo a prendere. Tutto il resto si fa a cazzo. Vediamo un po' chi ci esce. Mkhitaryan non era male. E guarda, non è mai successo, credo, che possa fare una challenge, proprio il draft Armenia challenge. Io ne ho trovati due e sfido tutti gli youtuber a trovarne più di due. È impossibile. Che ragazzi, questa è la squadra. Scegliamo insieme l'allenatore. Boh, prendiamoci Cisneros solo perché c'ha questa faccia e i capelli molto molto puliti. Quindi facciamo un po' il riepilogo. È uscito un 156. Simon del biliardo si poteva impegnare un pochino di più, però non possiamo dire nulla alla fine. Mi raccomando, lasciate un mi piace nei commenti, fatemi sapere se volete un gameplay con questa squadra. Iscrivetevi sia al canale di Noi Malati di Foot sia al mio canale, troverete il link in descrizione. Ed esamone è tutto, bella.